Oh, bene, stamattina sveglia di buon'ora, no? In realtà erano le 8 e dunque con tutta tranquillità colazione e poi destinazione verso la stazione di Rossio, perché siamo in destinazione con il treno verso Sintra. Sì. E la giornata è fantastica, sta uscendo il sole, c'è un po' di vento, dunque di prima mattina c'è un po' di freschino, ma sicuramente oggi pomeriggio ci sarà un sacco di caldo. E siamo praticamente a novembre, dunque... E vai! Beh, la stazione di Rossio comunque ha una fantastica struttura interna, a parte il sacco di gente che c'è già a quest'ora. Oh, bene, siamo arrivati a Sintra. Arrivare a Sintra ci si piega all'incirca 50 minuti in treno partendo da Rossio. C'è una calca atomica quando si esce praticamente dalla stazione dei treni, perché ci sono tre uscite, dunque super mega incasinata il tutto. Comunque è stra mega turistico, in quanto ti cercano di vendere un sacco di tour, cioè ti fermeranno in 30 persone almeno. Però sembra già a primo impatto molto molto bella. E qui alle mie spalle, appena dietro la bitumiera, possiamo trovare il comune di Sintra. È una bitumiera. Beh, alla fine non è lunghissima la passeggiata per arrivare in centro, dai. Sull'internet sembra che bisogna prendere per forza l'autobus, invece dai, è anche abbastanza semplice e poco cioè è un po' in salita, ma non è esageratamente. Siamo immersi nelle colline della Serra del Sintra. Qua c'è il vento, ma è un vento, è un venticello e dunque va bene. Questo è il Palazzo Nazionale di Sintra. Comunque posso solo dire che il navigatore del mio iPhone, specialmente qua in Portogallo, impazzisce un sacco di volte. Comunque, come si può denotare, è una meta ultra mega turistica e se si è a Lisbona per più giorni sicuramente è da visitare. Confermo la teoria che il mio navigatore sta impazzendo qua in Portogallo. Cioè mi dà le destinazioni dalla parte opposta, dopo mi fa tornare indietro. E dunque molto semplicemente andiamo giù di indicazioni stradali. Ok, bene, abbiamo appena visitato il museo di Sintra delle leggende e dei miti. Molto carino, è interattivo con gli occhiali 3D, le cuffie della Sennheiser. Comunque cuffie della Sennheiser molto molto bene. Carino da vedere, più che altro perché era incluso poi nella Lisbona Card e dunque non ci è costato nulla. Comunque una delle poche attrazioni incluse praticamente nella Lisbona Card gratuitamente, dunque non poteva mancare. A parte che il costo di ingresso sarebbe stato 4,50€, non esagerato. E lingue disponibili ovviamente dell'audioguida soltanto inglese, francese, spagnolo, portoghese e niente italiano e tedesco mi sembra. No, forse il tedesco non lo so, non l'ho visto. Comunque sì. Più che altro è bello perché ci sono un sacco di leggende dietro a Sintra e miti. Questo, nel quale non siamo entrati, era il palazzo della Regaleira. Su... l'ho detto giusto. Traversiamo così. E... sì, l'ho detto giusto per una volta. E... almeno penso. L'estensione di circa 4 ettari. Passano gli autobus turistici che fanno su un bel casino. Comunque, sentendo degli italiani che sono usciti, qualcuno diceva era molto bello. E altri dicevano... sì. Ok. Cioè non si può fare praticamente niente. Ho fatto un fantastico timelapse che metterò ovviamente al contrario, tanto per farvi capire dove vi porta questo percorso. Ecco, questo è l'ingresso del percorso di Villa Sassetti. C'è del cibo qua. Allora, questo percorso, quello di Villa Sassetti, vi porterà praticamente o al castello, che dopo dal castello si può andare praticamente anche al palazzo, o semplicemente al palazzo sempre col parco, che dopo vi spiegherò. Ve lo faccio vedere in time lapse, ovviamente al contrario, in quanto l'ho fatto nello scendere, nel salire era un po' impegnativa come cosa. È comunque 1,5 km. Nel salire una media difficoltà, nello scendere molto molto semplice. Ok, benissimo, arrivati a questa diramazione si può selezionare di andare verso sinistra, verso il castello dei Mori e sempre l'ingresso del parco più praticamente il palazzo, o se no girando praticamente a destra si va praticamente sempre al parco più il palazzo.
Sì, dai, siamo più o meno a metà. Sì. No, dopo in salita? No! Questa è la biglietteria per il castello. Boh, io también, okay. Io come spero non mi aiuto. E così siamo arrivati davanti all'ingresso di Parc da Pena. E poi c'è scritto fotografare non è permesso all'interno del parco. Praticamente da qua, dalla biglietteria al castello, o comunque al palazzo, sono circa 5-10 minuti a piedi. Comunque per entrare al parco sono 7,50, se no 14 se si vuole fare parco più palazzo. E dunque per fare il palazzo si è obbligato a fare il parco. Non poteva mancare una mini super bock. Da Martin Moritz, giusto, la stazione comunque sì, dove c'è la piazza. Il costo del biglietto è 3 euro, la fila è atomica. Arrivati al capolinea bisogna riprendere di nuovo il tram per tornare indietro, dunque sarebbe praticamente un altro biglietto, sono compresi nella Lisbona Card, però se uno dovesse fare il biglietto dovrebbe spendere 3 euro e 3 euro per tornare, dunque 6 euro. Però il percorso è molto molto valido, una cosa sicuramente da fare almeno una volta se si è qua a Lisbona. Sì, perché è una cosa storica, è molto turistico, ma storica. Poi qua comunque ebbene sì, dopo un sacco di lasciamo stare cosa, siamo riusciti a salire sul tram numero 28. Sì, che bello.